Buonasera, grazie della partecipazione, un grazie particolare per questo aver raccolto l'invito che come amministrazione abbiamo fatto a partecipare a questa premiazione. Abbiamo inteso fare un dovuto riconoscimento a Mondo Verde, l'associazione Mondo Verde di Merito Porto Salvo, per la collaborazione e per l'opportunità che ci ha dato per partecipare al premio Città del Verde, 16ª edizione, che si è svolta nella giornata del 2 di ottobre all'Expo di Milano, dove al Comune di Merito è stato riconosciuto un premio, il premio appunto La Città del Verde, sezione Verde Urbano, menzione speciale. Io ho qua al mio fianco l'avvocato Sanzotta, che è il presidente dell'associazione Mondo Verde di Merito Porto Salvo, la professoressa Gorelisi, ma un ringraziamento particolare va anche al collega ingegnere Michele Riso e al papà Salvatore Riso. Il premio, che è un premio che al Comune di Merito Porto Salvo, se così si può essere definito, è un premio che arriva per luce riflessa. Perché dico questo? Perché è stato grazie alla caparbietà, all'insistenza, alla presunzione che Mondo Verde ha avuto nel partecipare e, costringere il Comune a partecipare a questa, progetto. Un progetto che ci ha visto premiati all'Expo di Milano, quindi un qualcosa di estremamente positivo, qualcosa che onestamente mi ha fatto emozionare in maniera particolare, mi ha fatto vivere dei momenti gioiosi, dei momenti veramente brillanti, in un periodo non facile per la vita amministrativa di Merito, non facile per me come sindaco, e qua tralascio gli attacchi che stiamo subendo come amministrazione, che onestamente non meritiamo per quello che si sta facendo. Certo, qualcuno in questi giorni dice: vedere il Comune di Merito partecipare a una città, una premiazione Città del Verde immerso in tutta questa spazzatura è un controsenso. Noi sicuramente non avevamo questo obiettivo, abbiamo come obiettivo, sin da quando ci siamo candidati e ci siamo spesi per il Comune di Merito, di far volare alto il nostro Comune e di portarlo sicuramente laddove merita. Merito è stato premiato a Milano all'Expo, non è una cosa da poco, e è l'unico comune, come vedrete tra poco, a essere premiato tra i comuni del sud, o meglio da Roma in giù. Questo la dice lunga, e io voglio fare un apprezzamento per quello che hanno fatto, perché il costo che ha avuto il comune è stato un costo veramente irrisorio. Il comune non ha speso nulla, ha speso soltanto 5 minuti, forse 10, del sindaco, dell'assessore, per fare due fotografie, per un'idea che io ho anche criticato, perché come qualcuno mi ha detto non vedo il bergamotto a lungomare, però vedo il bergamotto, lo vedo, lo pratico perché l'ho coltivato e lo coltivo, e ho quel rapporto con la terra e quindi col bergamotto che chi mi ha criticato sicuramente non ha. Il bergamotto in questi giorni non si parla di altro sul giornale, uno dei 100 prodotti inseriti come prodotto nella manifestazione dell'Expo a livello nazionale. C'è stato l'articolo oggi del carissimo collega, amico, presidente del Parco Bombino, che ci ha chiesto di far rientrare anche Pentidattilo nel Parco Nazionale dell'Aspromonte. Quindi sono opportunità e chance che Merito deve cavalcare e qualità che Merito ha in esclusiva, il bergamotto. Bergamotto si coltiva in una limitata fascia di terra che è la provincia di Reggio Calabria, che è un piccolo fazzoletto, ma un piccolissimo fazzoletto dell'intero mondo, però è un qualcosa che è di patrimonio esclusivo. Quindi l'idea di rilanciare, di parlare del bergamotto anche sul lungomare è stata un'idea esclusiva di Mondo Verde. Noi veramente ringraziamo l'avvocato Aurelia Sanzotta, la professoressa Gorelisi, l'ingegnere Riso, Salvatore Riso, ringraziamo anche, e non sono stati pochi, i compaesani che hanno presenziato al momento della premiazione come momento finale, però dietro alle spalle dell'avvocato Sanzotta, e mi pregio di ringraziarli come sindaco di Merito, i 72 soci del Mondo Verde, con la speranza e sicuramente
e non è una speranza, ma è una quasi certezza, certezza assoluta, che questi due soci, che questi 72 soci diventeranno sicuramente molti di più. Io, onestà per onestà, sono in difetto, non perché non sono socio, perché ancora non ho avuto, diciamo, trovato il tempo di pagare e onorare, non pagare, di onorare la tessera che l'avvocato Sansotta mi ha lasciato dentro la cassetta della posta. Eppure ci siamo visti tante volte, sicuramente sarà un'incombenza a cui assolverò molto presto, diciamo prima della serata di oggi. Niente, che dire grazie è riduttivo. Vi ringrazio sia come sindaco, vi ringraziamo come amministrazione, ci sono gli assessori presenti, l'assessore Sergi, con la speranza che il mondo dell'associazione riesca a collaborare sempre di più con il Comune di Merito, come diciamo quasi solo voi state facendo. È una speranza che abbiamo e che non lasceremo sicuramente sfuggire o svanire. Condanniamo, così come è stato fatto, anche se in ritardo, il vile gesto che qualche scellerato, o più di un scellerato, speriamo che sia solo uno, ha fatto con gli alberelli, andando prima a romperli e poi a tagliarli, alcuni alberelli, non tutti fortunatamente, ma purtroppo non è questo, sta diventando abitudine, non è il solo episodio che dobbiamo condannare. Noi abbiamo avuto anche vandalizzati, bucate le cisterne dell'acqua al campo sportivo, quindi che dire su un gesto del, scempio, del genere? È inqualificabile, diciamo fuori da ogni ragionamento logico, rituale, e fuori da ogni pensiero, fuori da ogni possibile gesto umano. Eppure si è verificato, come si è verificato più volte, gli atti vandalici alla Villa Comunale, non ultimo quello di domenica pomeriggio, sono state rotte le fontane al cimitero. Quindi sono cose che purtroppo registriamo con grande sofferenza e con estrema amarezza. Speriamo che in futuro non succedano più, ma dovessero succedere non ci devono scoraggiare, anzi ci devono incoraggiare a sopperire a questi gesti che non hanno significato, perché non hanno alcuna logica razionale. Io ora, prima di dare la parola all'avvocato Sansotta e alla professoressa Di Sagori, e per un saluto anche al collega che mi ha emozionato, vediamo la premiazione. Ritirano il premio sindaco Meduri Giuseppe Salvatore, l'avvocato consigliere Paolo Scrivo, l'avvocato Aurelia Fornana Sansotta e la signora Gori Elisabetta. Consegna il premio Gilberto Chiari per tutto l'intermezzo. La giuria assegna una menzione speciale al comune di Merito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, per il recupero e la valorizzazione del bergamotto, tipica cultura locale. L'intervento realizzato sul lungomare cittadino dall'associazione Mondo Verde Club costituisce un esempio di come, con risorse limitate e con accorgimenti ecologici sostenibili, si possa riscoprire una pianta tipica del territorio. La giuria con la menzione intende anche incoraggiare iniziative di questo tipo, volte alla sensibilizzazione dei cittadini e delle amministrazioni sul pregio della riscoperta delle tradizioni locali, ove inserite in un moderno concetto di valorizzazione ambientale. Io vi rubo solo qualche secondo, sarò telegrafico, giusto il tempo per dire che noi veniamo dall'estrema Calabria, Merito Porto Salvo, il comune più giù della Calabria. Vi invitiamo a venire dalle nostre parti, perché la Calabria non è solo mafia, anche se noi purtroppo rappresentiamo uno dei comuni che è stato sciolto 3 volte per mafia. Noi che non abbiamo un colore politico, abbiamo vinto l'elezione l'1 di giugno con una lista civica chiamata Merito del Cuore, nel nostro simbolo c'è il bergamotto, il mare e il pentidattilo. Siamo convinti che con l'agricoltura, il turismo e il mare possiamo far riemergere il nostro bel paese. Quindi venite a Merito, vi aspettiamo, la pizza è a carico del consigliere Spico, che è delegato per queste cose. Il merito di questo premio è totalmente, e di questo dobbiamo darne atto, non è merito della mia amministrazione, che mi onoro di guidare, e dell'associazione Mondo Verde. Un applauso, e vi chiedo di farlo un applauso,
all'avvocato Sanzotta, la signora Riso, perché il mondo dell'associazione va a trainare e fa sinergia con l'amministrazione di Medito, quindi veramente un plauso a tutte le associazioni e che queste possano fiorire e crescere sempre di più. Un grazie al Verde Editoriale per questo riconoscimento e il primo, speriamo che sarà uno dei tanti, per la provincia di Reggio Calabria. Grazie ancora. Come avete avuto modo di vedere, abbiamo detto che il merito dell'associazione Mondo Verde di Melito per questo premio, un premio che ci riempie di orgoglio e, come ho detto, speriamo che sia uno dei tanti, non solo per Melito ma dell'intera provincia di Reggio Calabria, dell'area grecanica di cui Melito è capofila. Adesso, prima delle conclusioni, è giusto che sentire anche l'emozione che ho vissuto dell'avvocato Sanzotta e della professoressa Gori, che a spese loro, qualcuno ci ha anche rimproverato perché non abbiamo pensato noi alle spese, lo faremo il prossimo anno, o meglio ancora il prossimo anno abbiamo in mente di fare qualcosa di diverso che alla fine vi dirò. Vogliamo sentire adesso l'avvocato Sanzotta. Allora, io la ringrazio perché effettivamente lei, diciamo che con tutte queste attenzioni che ci ha fatto avere anche all'Expo di Milano, ci ha ripagato di tutto, insomma, di questi mesi di silenzio che non sapevamo come giustificare, soprattutto con il Verde Editoriale, che devo dire la signora Anna Mauri e Andrea Piva, due persone straordinarie che erano gli organizzatori della manifestazione, ci siamo sentiti spesso e spesso ci dicevano: ma il Comune di Medito non ci dà notizie, quindi ero io che sostituivo, ma questo non era un problema perché da due anni che praticamente Mondo Verde si rapporta con un'amministrazione mancante quando c'erano i commissari, e quindi abbiamo sempre sostituito quelle attività che dovevano essere svolte all'ufficio tecnico, quindi l'abbiamo fatto, voglio dire, con un po' dispiaciuti, ma allo stesso tempo dico: vabbè, comunque ci siamo noi che ci pensiamo. Quindi, sindaco, io la ringrazio veramente per questa sua, veramente questo slancio che ha avuto, molto sentito proprio, si nota. Che dire? Allora, perché abbiamo insistito che Mondo Verde, che Merito partecipasse a questo concorso? L'abbiamo scoperto per caso su una rivista di settore e abbiamo pensato che, visto il momento che Merito viveva, eravamo commissariati, insomma, abbandonati a noi stessi, abbiamo detto: qua ci vuole, insomma, muoviamoci, partecipiamo a questo concorso. Noi sapevamo che non avremmo avuto dall'amministrazione, quindi dai commissari, nessun aiuto in merito, perché appunto non ce ne potevano dare. Noi siamo consapevoli della situazione disastrosa, atteniamoci a quella economica, insomma, che merito vive. Quindi non avremmo preteso nessun aiuto in tal senso, e quindi abbiamo attivato il volontariato e diciamo che quello che si è verificato ci ha dato atto, insomma, che effettivamente avevamo puntato lontano e avevamo puntato l'obiettivo giusto. Allora, perché io dico questo? Se mi consente, sindaco, io vorrei leggere la motivazione. Facciamo fare alla professoressa. Vabbè, sì, certo. Così poi mi sembra. Sì, certo. Io avevo pensato così, poi nessun problema. No, la stessa cosa, è uguale, va benissimo. La professoressa Gori, Elisa. Leggo la motivazione del premio che ci è stato assegnato come seconda categoria per i comuni dai 5.000 ai 15.000 abitanti, perché il premio era per settore in base alla grandezza, al numero degli abitanti dei comuni, che sono stati tanti a partecipare. Credo circa 200 comuni hanno partecipato, hanno concorso al premio. Comunque, quello che c'è stato scritto nella menzione speciale come premio La città per il verde recita così: la giuria assegna una menzione speciale
al comune di Melito di Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria per il recupero e la valorizzazione del bergamotto, tipica coltura locale. L'intervento realizzato sul lungomare cittadino dall'associazione Mondo Verde Club costituisce un esempio di come, con risorse limitate e con accorgimenti ecologici sostenibili, si possa riscoprire una pianta tipica del territorio. La giuria, con la menzione, intende anche incoraggiare iniziative di questo tipo, volte alla sensibilizzazione dei cittadini e degli amministratori sul pregio della riscoperta delle tradizioni locali, ove inserite in un moderno concetto di valorizzazione ambientale. E questo è... Sì. Grazie ad Elisa che ha letto egregiamente, soffermandosi su quelle che sono praticamente i punti su cui noi vogliamo, vogliamo soffermarci, proprio per far capire come mai a Milano, perché molti hanno detto: e come avete fatto a vincere? Abbiamo fatto a vincere perché abbiamo scoperto quali erano i punti che la giuria voleva che si raggiungessero con la partecipazione al concorso. Allora, in questa motivazione si parla di una partecipazione di volontariato volta a riscoprire una pianta tipica del territorio. E si parla di incoraggiamento di iniziative di questo tipo, volte alla sensibilizzazione dei cittadini e delle amministrazioni sul pregio della riscoperta delle tradizioni locali. Mi fermo sull'ultima parte, ove inserite in un moderno concetto di valorizzazione ambientale. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la giuria, che era stata, devo dire, durante questi mesi era stata messa al corrente della situazione economica disastrosa che c'era a Melito Porto Salvo, era stata messa al corrente, insomma, di questa esigenza di sensibilizzare, perché qui da noi non c'è una coscienza ambientale. Quindi lo scopo di Mondo Verde è questo. A noi non interessava, siamo sinceri, interessava andare per vincere, per portare un messaggio. Noi riteniamo che abbiamo raggiunto il nostro scopo, perché in realtà bene o male abbiamo fatto parlare alla grande di questa iniziativa, del perché è stato messo il bergamotto sul lungomare. Il sindaco stesso appunto ci ha dato una spalla. Noi, siccome sapevamo che lui non conosceva le motivazioni per cui era stato scelto il bergamotto, abbiamo lasciato perdere, abbiamo detto giustamente l'ingegnere Meduri è in campagna elettorale, che faccia la sua campagna elettorale. Non avremmo avuto dubbi che all'indomani della campagna elettorale chiunque dei candidati avesse vinto ci avrebbe appoggiato, come in realtà poi insomma è successo, e di questo appunto ringraziamo il sindaco Meduri. Come abbiamo fatto noi a fare in modo che la giuria, ci siamo strumentalizzati a vicenda, loro con quello che chiedevano in questa concorso La città per il verde, e noi abbiamo puntato perché su bergamotto? Perché appunto noi vogliamo, è anche uno scopo nostro, della nostra associazione, valutare, no? a livello più ampio, non solo anche ai fini turistici, e riscattarci, se vogliamo, valutare tutto ciò che abbiamo. E siccome noi riteniamo, siamo meridionali e meridionalisti all'interno di questa associazione, riteniamo che il Sud abbia tanto, la Calabria in particolare abbia tanto, ma purtroppo non riesce a far parlare niente. Può darsi che magari incide pure questa mentalità che abbiamo di non dire: ah sì, il bergamotto, che bella iniziativa, dai, diamoci tutti da fare, insomma, annaffiamo i bergamotti, facciamoli crescere. No, invece vediamo come possiamo, tagliamoli, che forse facciamo meglio. Ecco, purtroppo questa è una mentalità, insomma, che noi cerchiamo, nel nostro piccolo cerchiamo di sconfiggere. Noi avevamo messo in conto che i bergamotti non sarebbero cresciuti, o per meglio dire, insomma, che avrebbero subito, questi attacchi non solo verbali ma anche materiali, perché c'era stato anche annunciato quando ci vedevano ogni settimana ad andare ad annaffiare con i bidoncini alle 7 del mattino durante l'estate, perché altrimenti effettivamente non avrebbero sopravvissuto al nostro caldo, ci dicevano: complimenti,
complimenti, siamo contenti per quello che fate, ma merito non merita. Ovviamente io, credo oramai si sa, io non sono di merito, io sono meritese d'adozione, ma mi considero oramai meritese a tutti gli effetti. Un po' mi dispiaceva questa cosa, perché veniva detta proprio da gente di merito. Dico, ma come si fa ad essere così? Cioè io stessa, che sono calabrese, non capisco questo atteggiamento. Atteggiamento con cui mi scontro, badate bene, cioè io, i miei figli sono nati a merito, quindi non è che poi insomma subiscono un po' questo modo di essere, un po' insomma di piangersi addosso, un po' di non accettare, di non essere ottimisti, ecco, mettiamolo su questo aspetto. Ora, se ho cinque, credo che arriverò a due minuti, non è che faccio, voglio leggere la scheda tecnica con cui il Comune di Melito ha partecipato a questa iniziativa istituzionale nazionale. Vi rubo due minuti, ci metto, perché poi non... Allora, scheda descrittiva degli interventi realizzati. L'area oggetto di riqualificazione ha in buona parte un buon complesso arboreo. Tuttavia, avendo il Comune di Melito esteso per oltre un chilometro il lungomare ed avendo realizzato un museo dedicato a Garibaldi, pronto ad ospitare il relitto della nave che trasportava i mille ed ubicata a qualche centinaio di metri dalla riva, e in parentesi, ma voglio dire, è un auspicio, si vuole contestualizzare detta opera anche dal punto di vista paesaggistico. Quasi a voler fermare il tempo, si vuole far crescere nelle aiuole del lungomare la pianta tipica del luogo, che è il bergamotto, che un tempo occupava tutti gli spazi verdi successivamente edificati, inondando insieme ai gelsomini con la sua profumatissima zagara l'aria di inebriante profumo. Da Wikipedia, probabile pianta autoctona della Calabria, perché già nel XIV secolo risultano tracce di un agrume esclusivo del sud della Calabria, Limon pusillus calaber. L'etimologia più verosimile è bergamundi, cioè pero del signore in turco, per la sua similarità con la forma della pera bergamotta. Accanto al Museo Garibaldino si procederà alla realizzazione di uno spazio verde collettivo in cui piantumare specie autoctone o comunque molto diffuse da queste parti, come il gelsomino, coltura un tempo fiorente che reggeva l'economia locale. Se ne raccoglievano i fiori per estrarne l'essenza. Dagli anni 70, scomparsa la coltivazione del gelsomino, si è invece incrementata la produzione dell'essenza di bergamotto, che costituisce il nuovo oro di Melito e del Basso Ionio Reggino, poiché la migliore essenza e la maggiore produzione di questo raro agrume, dall'idilliaca fragranza, si ottiene proprio a Melito di Porto Salvo e dintorni. Si vuole dunque contribuire a diffondere lo slogan «Melito, città del bergamotto». Lungo il tratto più antico del lungomare verranno invece ripiantate le palme mancanti, del tipo Sabbal Bermuda, Romanzoffiana e Sabbal Palmetto, oltre 30, 6 tamerici e 40 lantane rosarancio, che verranno fornite dalla Regione Calabria attraverso azienda Calabria Verde. Per questo tipo di intervento il Comune si avvarrà dell'intervento del Consorzio di Bonifica, con il quale stabilirà all'uopo apposita convenzione. Si avverrà altresì dell'intervento di volontari, nonché dell'Associazione Ambientalista e Culturale Mondo Verde Club, che è promotrice della partecipazione al concorso, nonché ideatrice dell'implementazione del progetto, nello specifico Mondo Verde, farà da collante tra la pubblica amministrazione, le altre associazioni di volontariato ed i proprietari dei terreni che si affacciano sul lungomare dei Mille, i quali, aiutati dal resto della collettività, provvederanno ad abbellire la parte di terreno che si affaccia sul lungomare. Lungo tutto il percorso del lungomare lato nord si provvederà a piantare buganvillee che, delineando il confine tra pubblico e privato, andranno ad abbellire detti spazi, allo stato poco curati o curati in maniera disomogenea, pianta scelta perché confacente al clima del luogo e non richiedente un uso eccessivo d'acqua. Per un maggiore effetto paesaggistico si farà molta attenzione alle varietà e delle cromie, donando prevalenza alle tonalità del rosa, essendo detto colore rappresentativo del nome che la città porta, dal latino mellitus che vuol dire miele. Poiché il lungomare di Melito ha il privilegio della presenza di un santuario dedicato alla Madonna di Porto Salvo, il cui piazzale che si affaccia sul lungomare è privo di impianti arborei o arbustivi, si cercherà di coinvolgere anche detto luogo ed attraverso l'intervento del volontariato si provvederà ad inserire varietà di piante più consone ad un santuario,
Si inseriranno piante di plumbago, cosiddetto gelsomino azzurro, e velo nuziale o gelsomino bianco, in modo da differenziarlo cromaticamente dagli altri spazi e nello stesso tempo integrarlo nel progetto di riqualificazione di qui sopra. Elementi di sostenibilità tecnica ed economica. L'utilizzo della pianta di bergamotto sul lungomare rappresenterà un unicum. Certamente l'impresa è ardua, ecco Sindaco le risposte a tutte le sue domande. L'impresa è ardua, ma non impossibile. Noi abbiamo questo ottimismo, purtroppo è una patologia, meglio però essere ottimisti che pessimisti. Ma non impossibile. L'intento è quello di pubblicizzare questa splendida e profumata pianta che cresce solo nel Basso Ionio Reggino. L'intervento è comunque delicato e richiede notevole impegno, poiché essendo state piantate a meno di 100 metri dalla battigia, occorrerà per essi una maggiore cura e protezione durante l'inverno dalla salsedine e durante la stagione estiva dalla siccità. Durante l'inverno la tutela di dette piante verrà effettuata attraverso tecniche naturali, intrecciando all'uopo giovani canne con il sistema che anticamente veniva utilizzato per realizzare i cesti. Abbiamo un po' bleffato, Sindaco, perché non faremo tutto questo. Ma... Durante l'estate si renderà necessaria l'irrigazione e la stessa verrà eseguita attraverso un processo di razionalizzazione idrica, perché questo era necessario perché dovevamo appunto dimostrare che riusciamo ad essere sostenibili. Utilizzando antichi sistemi, quale può essere l'uso di riporre nell'ansa che ospita la pianta delle foglie di fico d'India. Ecco perché sono state poste le foglie di fico d'India, pianta autoctona che nasce spontanea dalle nostre parti. Le pale del fico d'India verranno posizionate a fioro a raggiera attorno al tronco della giovane pianta, così ostacolando i raggi del sole ed evitando il processo di evaporazione dell'acqua. Andranno a mantenere alla delicata e preziosa pianta quello stato di umidità necessario che consentirà di portare l'irrigazione ad una ogni 10 giorni invece di 2 a settimana, con un risparmio idrico di non poco valore, principalmente per l'ambiente, ma non di meno per le casse del comune. Quindi detti interventi verranno effettuati prevalentemente con il volontariato dei cittadini che credono in questa iniziativa, come si è detto precedentemente, promossa dall'Associazione Mondo Verde Club, la cui finalità è dettata principalmente dalla necessità di sensibilizzare la collettività alle tematiche ambientali e spronarla al concetto di cittadinanza attiva, nonché del bene pubblico uguale bene comune da custodire, valorizzare e tramandare. Quindi questo è stato praticamente tutto il nostro lavoro, progetto. Diciamo progetto, che a quanto pare ci ha portato bene, insomma siamo riusciti ad essere avanti e ad essere poi ripagati. Posso fare le conclusioni? Ritengo che dietro tutto questo lavoro ci sia la mano comunque di un giovane ingegnere, sicuramente sì, che ha partecipato, lo ringraziamo anche, ringraziamo così il collega Michele Riso, era un pretesto per ringraziarlo. Sì. No, allora, ci supporta anche troppo bene. Riusciamo a comprendere le difficoltà. È stato un progetto veramente che ci ha dato molte soddisfazioni e che ha raggiunto l'obiettivo prefissato, quello di dare visibilità e pubblicità. E ne abbiamo avuta tanta, adesso vi dico perché. Io parto dal progetto. In ogni cosa bisogna innanzitutto crederci. Ci avete creduto, ci avete dato la possibilità di partecipare a questa manifestazione e abbiamo pure vinto. Dico abbiamo perché il Comune, senza di voi, l'ho detto, quindi ribadisco che si gode in questo momento di luce riflessa, noi ci siamo riusciti. Ma c'è una differenza che ci riesce a brillare anche di luce riflessa e chi invece non riesce neanche a brillare, non brilla per nulla, luce propria, luce riflessa, non brilla per niente. È una battuta per dire che noi ci crediamo in ogni cosa che facciamo e ringraziamo chi come voi, come associazione, quindi senza alcun scopo di lucro, riesce a dare qualcosa per il bene comune. Io sono tra quelli che ha partecipato agli attacchi verbali, ma una cosa sono gli attacchi verbali che vanno verso uno spirito costruttivo, collaborativo e di crescita, altra cosa sono gli attacchi vandalici, questi li condanniamo da qualunque parte arrivano, speriamo che prima o poi finiscano, prima o poi questi scellerati si stanchino, questa è la nostra speranza, la coltiviamo soprattutto per i nostri bambini.
che abbiamo coinvolto e che sono parte anche forse vincente di questo progetto. Io ringrazio tutti coloro per ogni ordine e grado che hanno partecipato e arriviamo anche alla finalità. La finalità è stata quella che nel momento della premiazione eravamo circa 150 nella saletta dell'Expo. 150 e nessuno era privo di qualcosa che aveva a che fare col bergamotto. Buona parte dei partecipanti avevano la boccettina di assenza, altri avevano altri vari prodotti tipici del bergamotto, chi il liquore al bergamotto. Comunque, in ogni caso, il messaggio del bergamotto è stato fatto veicolare e veicolare abbastanza, in maniera abbastanza positiva. Quindi merito, il merito è tutto vostro. Noi vi ringraziamo per quello che avete fatto per il Comune di Merito. E la nostra parte è stata fatta anche in maniera diciamo provocatoria verso il verde toriale. Noi alla fine, io in maniera fuori dalle telecamere ho detto alla dottoressa e al dottore Panzera, che era colui che legge, il presidente della giuria, che noi come Comune di Merito non ci siamo scomodati tanto per ricevere una targa che ha un valore simbolico inestimabile, ma sempre una targa è. Noi abbiamo voluto portare anche un messaggio che la Calabria non è solo mafia, non è solo 'ndrangheta. E non ci vergogniamo di questo, non ci dobbiamo vergognare se il Merito è stato sciolto 3 volte per mafia. Anche di questo, perché di questo dobbiamo fare tesoro e dobbiamo spingere tutti nella direzione giusta, ovvero che a Merito queste cose non succedono mai più. Abbiamo anche fatto un invito alla fine. Abbiamo invitato il Verde Editoriale, questa era la 16ª edizione, e ci siamo proposti per ospitare a Merito la 17ª edizione, per far sì che tanti più comuni della provincia di Reggio possano ricevere questa premiazione, anche con motivazioni diverse, perché non è stato solo il Verde a fare da protagonista, è stato premiato anche il comune che si è differenziato di più, il comune che ha raggiunto la maggiore percentuale di gli orti, si è differenziato il comune che è riuscito ad avere la maggiore partecipazione di volontari. Era un comune in provincia di Udine dove ha avuto 4.300 volontari in una giornata che lavoravano. Noi sicuramente la protezione civile e 4.300 volontari della protezione civile, noi non arriveremo sicuramente a questi numeri, però anche a numeri un attimino più risicati, ma puntiamo ad averli questi numeri, speriamo di averli, speriamo di poter partecipare magari non il prossimo anno ma tra qualche anno come per il premio per la differenziata. Sono progetti ambiziosi, ma perché ce li dobbiamo procuderli? Quindi la speranza e intanto di riuscire a partecipare anche il prossimo anno e di riuscire a vincere qualche premio, che è un premio che porta il nome di Merito all'Expo di Milano. Quindi io ho detto a qualcuno che la mia velleità non è quella di portare Prunella all'Expo del 2017, semmai è quella di far volare alto il Comune di Merito e farlo volare soprattutto assieme a tutti coloro che ci credono per Merito, e Mondo Verde ci ha creduto con presunzione. Io un piccolo rimprovero me lo faccio, perché quando ho detto e tentavo di spiegare che il bergamotto soffre nel lungomare per la salsedine, forse non sono stato compreso. Il bergamotto è un qualcosa di eccezionale perché viene coltivato soltanto in una fascia ristretta, è stato riconosciuto come uno dei 100 prodotti in Italia. Quindi l'idea del bergamotto sul lungomare sicuramente non è vincente come idea di coltivazione, ma è stata vincente perché i dati lo dicono come proposta. Quindi è una proposta che diciamo noi, anche se abbiamo criticato e contestato, oggi sposiamo come idea, e quindi diciamo che stasera posso dire che nasce un matrimonio. Il matrimonio tra Mondo Verde e Merito nel Cuore. Lo chiamiamo Mondo Verde Merito nel Cuore, Merito Mondo Verde nel Cuore, lo facciamo così. Quindi lo facciamo Merito Mondo Verde nel Cuore.
Quindi nasce stasera questo matrimonio tra il Comune di Melito, che mi onoro di guidare e rappresentare, quindi con tutta la Giunta, con il Presidente del Consiglio, con tutti i consiglieri. Colgo l'occasione di scusare Paolo Stevo, che è stato con noi all'Expo e stasera era per impegni familiari fuori Melito, quindi assente e giustificato. Che dire, ringraziare, abbiamo pensato con tutta la Giunta, con il Presidente del Consiglio, con tutto il Consiglio, di dare un piccolo gesto simbolico ma affettuoso e col cuore, una targa che vi consegnerà, sta per consegnare l'assessore Sergio e l'assessore all'ambiente, con la speranza che ci siano sicuramente tanti progetti vincenti per Melito e che stasera con questo matrimonio Melito si possa veramente risollevare a livello non solo ambientale ma a livello culturale e soprattutto possa essere trainante come progetto vincente per i giovani, i tanti giovani, i tanti ragazzini, perché Melito ha veramente bisogno e sta soffrendo tantissimo in questo periodo. Non parlo della situazione di cassa, della spazzatura, è il sistema Melito che va rivisto. Noi crediamo e chiediamo un'inversione totale, la stiamo praticando, in questi giorni è solo un flash finale. Abbiamo avuto, si è insediato il 28 settembre il nuovo segretario comunale, che vi invito, se quando volete ve lo facciamo conoscere, nella persona della dottoressa Palmisani, Donatella Palmisani. Ringraziamo per il lavoro la segretaria che è andata via, è andata all'Agenzia dei Beni Confiscati, la Bencivini. Abbiamo un nuovo tecnico responsabile del settore lavori pubblici e manutenzione, quindi l'attenzione che voi non avete avuto per l'irrigazione speriamo di riuscire a farvela avere con il nuovo responsabile dell'ufficio lavori pubblici e manutenzione e il responsabile del settore igiene ambientale nella persona dell'ingegner Giando Romeo, insediato il 18 di settembre. Abbiamo anche una nuova figura come nucleo di valutazione, quindi diciamo che la macchina amministrativa dopo 4 mesi ha avuto un nuovo impulso, speriamo di riuscire a incrementarlo con 9 forze e figure lavorative e speriamo che assieme al mondo dell'associazione, e concludo, si riesca a fare tanto di più nel futuro. Un invito a tutti quanti a far veicolare questo messaggio positivo che è il Mondo Verde, questa associazione, e fate come me, ritirate la tessera, poi magari non contribuite al pagamento, c'è sempre tempo per questo e mi scuso ancora una volta e ringrazio, l'unico impegno è, dopo tante, spero, belle parole e la targa, ci rimane un ce la meritiamo, o meglio la meritiamo assieme a voi perché la offriamo noi, una cena goliardica e simpatica. Sarete tutti invitati e l'invito lo farà la dottoressa Sanzotta, poi faremo un po' come si fa, chi può contribuire contribuisce, va bene? Tanto per evitare, non sarà a carico dei cittadini con le casse comunali, a scanso di qui. Adesso consegniamo la targa, se vi avvicinate gradirei che gli assessori, i consiglieri a fianco il collega Riso, se viene magari poi la foto la farà qualche altro. Completeremo l'arredo del santuario di Porto Salvo e per noi è una cosa bellissima.
bellissima avere questo contributo. Che dire, io sicuramente in questo momento mi sono persa perché sono molto emozionata. Devo dire che il professore Bombino ci darà una mano, è proprio con noi, nel senso proprio sostanziale del termine. La Calabria.it ci darà 5 piante di bergamotto e andremo a sostituire, come lei aveva già espresso. Donarci queste piante per contribuire qua. Vi posso dire che tantissimi si sono offerti, la ditta Pisalli, tantissimi, anche tantissimi cittadini. Io ringrazio tutti per ogni ordine e grado, ci siamo sicuramente dimenticati qualcuno, ce ne scusiamo, non vogliamo sicuramente fare un torto a nessuno. Gli operai del consorzio di bonifica che sono sempre a chiamata, rispondono, poi qualcuno li critica perché la critica deve essere costruttiva, non demolitiva. Vai, siamo a meglio, anche questo ci può stare, chi opera può pure sbagliare. L'importante è che si va verso una, come dice, ha detto giorni fa l'assessore Patrizia Crea, la speranza. Noi l'intento è quello di andare, pensiamo di andare tutti verso la stessa strada, la stessa via. Però dobbiamo purtroppo registrare che ogni tanto qualcuno svigola e sbaglia strada. Speriamo che rimanga sempre più indietro e che noi crediamo che saremo sempre più avanti e loro sono sempre più indietro. Questa è la speranza che va verso i bambini che si chiamano Carmen e Desiree. Quindi un saluto lo fate voi conclusivo, come dite? Siamo nel Salone degli Oblò, la sede istituzionale del Consiglio Comunale, con il sindaco, l'ingegnere Giuseppe Meduri, reduce da un premio nazionale, addirittura Roppa Grazia Sant'Antonio. Abbiamo cominciato col piede giusto nel primo anno, un premio nazionale con un proscenio internazionale. Sì, è stato un premio Città del Verde, abbiamo partecipato, erano circa 200 comuni, noi siamo stati tra i 30 a essere premiati, da parte del Verdi editoriale all'Expo di Milano nella giornata del 2 ottobre. Un grazie per la collaborazione e per questo progetto vincente va all'Associazione Mondo Verde di Merito Porto Salvo, col quale oggi alla fine di questa serata abbiamo convenuto che può nascere e è nato il matrimonio, ovvero l'abbiamo chiamato così, tra Merito nel cuore e Mondo Verde, Merito Mondo Verde nel cuore, con la speranza che le associazioni come Mondo Verde possono fiorire e possono avere sempre più riconoscimenti. Oggi noi abbiamo inteso dare a Mondo Verde una targa di apprezzamento e riconoscimento per quello che hanno fatto, per la caparbietà con cui hanno rincorso questo progetto che alla fine fortunatamente ci ha portato alla ribalta internazionale, perché l'Expo non è qualcosa che capita tutti i giorni e che è quindi una piazza veramente di tutto prestigio. Quindi un grazie soprattutto a questa associazione per averci riempito, diciamo, di orgoglio, di soddisfazione. È stata un qualcosa veramente emozionante. Siamo stato l'unico comune da Roma in giù. Ecco, signor sindaco, saltiamo di palo in frasca. Il cittadino, i cittadini, la cittadinanza sono in attesa di conoscere le novità per quanto riguarda la scuola e la spazzatura intanto. E la spazzatura, partiamo dalla spazzatura. La spazzatura abbiamo fatto un'ordinanza contingibile e urgente, affidando per 15 giorni il servizio alla ditta AVR. Domani completeremo sicuramente la raccolta, diciamo il paese da domani dovrebbe tornare alla normalità, nel senso che il surplus che è stato accumulato in questi 8, 9, 10 giorni, quant'è che siano, dipende da come si contano, se la domenica viene o non viene contata, comunque dovrebbe tornare alla normalità. Ci scusiamo con il paese per il disagio che tutti quanti abbiamo vissuto, noi come amministrazione, io come sindaco,
abbiamo avuto una grande sofferenza, credeteci, noi che abbiamo, ma veramente, non a parole, merito nel cuore, a differenza di chi dice che bisogna fare le cose nel cuore, noi le facciamo veramente. Il perché si è verificato, diciamo, questa non raccolta, il contenzioso è abnorme tra quello che richiede ADES e quello che riscontra il Comune. E quindi riteniamo che il servizio non doveva e non poteva essere interrotto, così è stato, quindi c'è stato un provvedimento contingibile d'urgenza che era doveroso, un atto dovuto, diciamo, da parte del sindaco e dell'amministrazione. Tutto qua. E quello che succederà da qua a 13 giorni, ci sono vari scenari, sicuramente il Paese non deve soffrire, il Paese non può subire diciamo quello che ha subito. Noi stiamo attenti, stiamo seguendo e stiamo facendo tutti gli atti necessari per riportare il Paese e far vivere il Paese nella normalità, quella normalità che rincorriamo. Il famigerato cordone ombelicale è stato reciso, ci sono margini per un dialogo? Ma diciamo, io ho detto, quando dicevo e ho detto che il cordone ombelicale andava reciso, io mi riferivo alla parte dei conteggi, a questo devo, non devo, pago, non pago, credito, debito. Finalmente il Comune di Melito è riuscito a partorire, giusto o sbagliato che sia, il conteggio da parte dell'ufficio tecnico, un conteggio che di carte che dicono cose molto diverse da quello che sostiene ASED. Poi le calcolatrici sono uguali per ogni scrivania, cioè 2 più 2 fa sempre 4, 1 più 1 fa sempre 2. E il problema è che qualcuno forse non riesce a contare fino a 4, quindi il problema è dei cittadini, sta a noi venirne a portare la soluzione diciamo al capolinea. E ci siamo dati questo obiettivo e lo raggiungeremo, praticando la strada giusta, la strada della legalità, così come va fatto. Quindi tutto qua. E qualcuno che ci incalza e dice che farete dopo questi 3 giorni, il sindaco ci deve dire. Il sindaco vuole tranquillizzare sicuramente il Paese e farà tutto quello che deve essere fatto, lo farà con coscienza, non ha come obiettivo quello di distruggere questa o quella famiglia, questa o quella persona. Non ha come obiettivo Prunella Caput Mundo, come è stato scritto, non ha come obiettivo quello di portare Prunella all'Expo 2017, ha come obiettivo quello di tutelare il proprio paese e i propri cittadini, questo in maniera seria, in maniera onesta, e col confronto, con il dialogo e con la partecipazione. Un invito ai cittadini: notavamo stamattina che nonostante i cassonetti fossero vuoti, tante buste della spazzatura erano lasciate fuori. Se non funziona il cassonetto, abbiate la bontà, abbiate l'accortezza e anche, vi chiedo scusa se dico l'educazione, sporcatevi le mani e alzate aprite il cassonetto e conferite. Questo perché serve a migliorare e a rendere più vivibile il nostro paese, di cui ci dobbiamo veramente innamorare. Quindi un invito in questa direzione. Poi la domanda. Adesso, signor sindaco, parliamo della Cenerentola che non vuole diventare principessa, cioè della scuola. La scuola, lo ribadiamo fino allo spasimo. I bambini, io poco fa mi ha fermato un finanziere e ha detto: sindaco, io non posso più portare la bambina di pomeriggio a scuola. Per noi è naturale la scuola di pomeriggio e solo per casi eccezionali e limitati, non deve diventare un'abitudine. E noi abbiamo fatto quanto era nelle nostre possibilità. Io non ho mai detto che le scuole sono inagibili. Una cosa è dire che le scuole sono inagibili, come qualcuno ha detto, e mi dispiace di questo, è in errore. Le scuole non hanno il certificato di agibilità, che è una cosa ben diversa. Bene, la percentuale di scuole che non hanno l'agibilità in Italia è elevatissima. In Calabria addirittura si raggiunge il 90%. Alla direttrice didattica che ha chiesto
limitatamente alla scuola di Brunello il certificato di eleggibilità, pongo e ho posto una domanda: perché solo per Brunello e non per tutte le scuole? Qual è la scuola di merito? O c'è una scuola di merito che è provvista di certificato di eleggibilità? Allora, nessuno può dire che è così, però ci sentiamo di dire, perché l'abbiamo ereditato e ce lo siamo ritrovati agli atti prima del nostro insediamento, che risale all'1 giugno, agli atti del Comune c'è una relazione da parte dell'ingegner Porco, che è stato con noi in questa sede e che con rammarico, diciamo, e con un pizzico di vergogna abbiamo dovuto incassare e registrare le parole dette dall'ingegner Porco, che, ripeto, dice: abbiamo dovuto pietire le chiavi di una scuola e alla fine quel giorno non ce le abbiamo neanche avute. Quindi, che dire, come sindaco di questo mi vergogno prima come collega, poi come cittadino, poi come padre di famiglia. L'ordine della vergogna non cambia, è sempre una vergogna assoluta, una vergogna che non ci fa onore. Speriamo che questo in futuro non accada più. L'augurio è che velocemente i bambini possano tornare a scuola di mattina, perché le aule ci sono, perché la possibilità c'è, perché la sicurezza nelle scuole che possono frequentare di mattina c'è e è garantita. Non saremmo assolutamente dei criminali, perché chi pensa di poter egoisticamente, sol perché per riempirsi la bocca, dire che la scuola è in sicurezza e poi magari sapendo che la scuola non lo è o non lo fosse, è solo un criminale. E Meduri, come sindaco di merito, come padre di famiglia, come cittadino, mettetela come volete, criminale non lo è mai stato, non lo sarà mai. Quindi non so cosa bisogna aggiungere altro. Pratichiamo tutti gli sforzi, piano A, e abbiamo anche il piano B. Abbiamo detto che noi siamo pronti a aprire anche eventualmente la scuola di Musa, se serve, che ci venga richiesto. Abbiamo chiesto anche degli atti, l'ha chiesto il sindaco, l'ha chiesto entro 48 ore, ma le 48 ore sono passate abbondantemente. Speriamo che già da domani queste risposte ci vengano date. Io mi sento di partecipare al disagio e di vivere il disagio di tanti genitori, soprattutto di tanti bambini. Generalmente da noi si pranza all'1, sedersi anche sulla scrivania davanti al computer e soprattutto sui banchi di scuola in tenera età, i bambini della scuola media dai 6 ai 11 anni, un'ora dopo che pranzano non possono studiare, non rendono per come devono, e poi vengono limitati in una serie di attività di strategica importanza, quale lo sport, scuola calcio, danza, teatro, poi c'è il catechismo, c'è la musica. E non dimentichiamo che tanti bambini di merito stanno facendo anche palestra curativa, vanno a Reggio il pomeriggio 3 giorni la settimana. Questo mi è stato posto come problematica da più genitori. Sindaco, mio figlio sta andando di mattina, ma quando arriverà il turno? Perché questa problematica adesso è limitata alle 5 classi che dovevano frequentare il plesso della Marina, che in questo momento non è agibile, perché al piano primo abbiamo trovato un tetto con tutti i tavelloni sforellati e detto stamattina a un genitore: quando pioveva alla Marina i bambini dovevano essere ritirati prima della fine delle lezioni. Quindi noi non vogliamo nessun merito, ma abbiamo una presunzione, quella di voler dare scuole sicure, scuole tranquille e scuole dignitose a tutti i nostri bambini. Per questo diciamo che non ci possiamo assolutamente privare dei 300.000 euro di finanziamento che abbiamo ottenuto sul filo del rasoio, che riguardano lavori per la scuola di Annà. Quindi la scuola di Annà da qualche mese dovrà essere per forza di cose chiusa, perché verrà attenzionata per 40, 50, non so quanti saranno, 60 giorni per dei lavori, speriamo che 60 bastano. Piano che abbiamo noi previsto, quello di mandare i ragazzi dalla scuola di Annà alla scuola di Musa e limitare i danni e consentire ai bambini di poter tranquillamente svolgere senza traumi le lezioni scolastiche. Poi va chiuso anche il Lacco, poi dobbiamo fare circa un altro 100.000 euro di lavori, quindi i bambini del Lacco dovranno andare in qualche scuola, e così i Pilati. E abbiamo fatto delle proposte che devono essere sposate da parte dei genitori e da parte della direzione didattica al collegio d'istituto.
Noi come amministrazione, io come sindaco, non ho mai pensato, non me lo consente la legge, di dettare gli orari scolastici, altrimenti lo avrei già fatto senza problemi. A chi mi dice se hai il coraggio chiudi le scuole, io ribadisco, l'ho detto in consiglio, lo voglio ribadire, il sindaco ha tutto il coraggio che serve per ogni situazione, però non si tratta di coraggio, non c'è necessità affinché le scuole vengano chiuse, altrimenti il sindaco tranquilli tutti l'avrebbe già fatto, non è una minaccia assolutamente, è una considerazione a voce alta, a viso aperto che va fatta. Le scuole, noi abbiamo visto, anche se per chi legge ogni tanto i giornali, le stesse problematiche che abbiamo noi a Medito in questi giorni sono alla ribalta per quanto riguarda il comune di Motta Lazzaro. Quindi creare allarmismi fuori senso e fuori luogo onestamente non sta dalla nostra parte, non è nelle nostre intenzioni. Noi abbiamo praticato tutti gli sforzi possibili che erano dovuti da parte dell'amministrazione, poi ognuno svolge il ruolo che deve svolgere. Noi come sindaco di Melito e come amministrazione dovevamo dare le aule. C'è chi non vuole recepire questa nostra offerta e magari sta limitando e creando dei disagi alla cittadinanza e ma soprattutto ai nostri bambini. Mi dispiace questo, speriamo che ci sia un sano confronto e chi sbaglia, riteniamo di non aver sbagliato, o si deve rivedere, si deve ravvedere, chiedo scusa, e creare meno disagi possibili. Tutto qua. Se non c'è altro, non lo so. Ci sono altri problemi, le strade, la pubblica illuminazione, le fogne, allora, i cimiteri. Con soddisfazione riteniamo di aver, diciamo, quando si chiude l'iter amministrativo nella prima fase dell'appalto, siamo, diciamo, addirittura d'arrivo per quanto riguarda l'illuminazione, andremo a sostituire 250, creare e a ripristinare 250 punti luce che in questo momento non funzionano, ma qualcuno di questi non funziona da parecchi anni, quindi 250 punti luce, e renderemo normale, scusatemi se lo voglio colorare così, normale i nostri cimiteri, perché in questo momento i nostri cimiteri sono, diciamo, in condizioni paranormali, quindi dignità ai cimiteri, l'abbiamo fatto solo per una parte, ci scusiamo per non essere riusciti a farlo in toto, però abbiamo peccato di presunzione e di egoismo, abbiamo pensato che è possibile fare tutto con i nostri operai non ricorrendo a forze esterne, abbiamo pulito tutti i cortili delle scuole senza ricorrere a ditta esterna, abbiamo fatto ad oggi 156 riparazioni e volevo sottolineare che per 2 mesi su 4 non abbiamo avuto alcun veicolo, camion compreso, per gli operai dell'ufficio tecnico. Abbiamo da qualche giorno il camion e la macchina, quindi ci sono gli allacci, i nuovi allacci, ce ne stanno tanti. In questi giorni qualche dipendente comunale, qualche fontaniere è stato impiegato anche per i controlli con qualche tecnico, controlli che stanno dando i suoi frutti come incremento di nuove domande di allaccio, acqua, per gli evasori, quindi anche un messaggio, chi non è in regola si mettesse in regola perché rischia una denuncia penale. In questi giorni, anche se non è stato riportato perché non ne abbiamo dato comunicazione, ci riserviamo di farla tra qualche giorno, ci sono state più persone denunciate per furto d'acqua. I controlli saranno continui e saranno, come abbiamo detto in campagna elettorale, da Muso Puniti a Pilati, da Pilati a Danna, Danna a Pentidattilo, e questo, diciamo, il quadrilatero che racchiude tutto a Medito, Medito compresa. Che dire, bisogna sì avere servizi, ma bisogna pagare per averli, e c'è tanta gente che in questo momento sta pensando di poter rimanere nell'anonimato e dalla parte dei furbi, però prima o poi da questa amministrazione verranno beccati. In questa sede non possiamo approfondire molti argomenti, ma certamente quello della viabilità interna ed esterna, e soprattutto una rotonda in zona Pilati, si rende necessaria. Allora, io stasera potrei dire qualcosa che veramente mi riempie di orgoglio, me la riservo, diciamo che abbiamo già in cassa il colpo in canna.
E a breve partiranno i lavori per rivisitare gran parte delle strade come manutenzione. Parecchi tratti di strada verranno rifatti per 275.000 euro, e stiamo mettendo a punto il nuovo piano triennale delle opere pubbliche, che verrà portato e deliberato in consiglio entro il 30 ottobre, e stiamo facendo tanto. Non siamo come qualcuno, stiamo facendo tanto per l'ospedale, senza parlare, così come ho detto, che abbiamo qualcosa che ci riempie d'orgoglio, il colpo in canna che altri avrebbero già fatto, riempito pagine di giornale. Noi abbiamo incassato un grande risultato che molto presto pubblicizzeremo, e che naturalmente abbiamo le carte per poter, avremmo avuto le carte per farlo già da qualche settimana. Quindi il campo sportivo, le associazioni sportive, stiamo facendo tanto. Quindi volevo ricordare che è soltanto 4 mesi che siamo alla guida di questa amministrazione. E senza avere la bacchetta magica di Sambuco, di Harry Potter, e senza avere la lampada di Aladino. Non abbiamo nulla di tutto questo, ma abbiamo l'umiltà di chiedere aiuto, aiuto a chi ci vuole stare a fianco, a chi vuole darci una mano d'aiuto, aiuto a chi vuole il bene di merito, a chi la pensa anche diversamente da noi, ma che spinge verso, anche con critica, con dialettica, ma con una dialettica sana, con una dialettica e con dei principi senza secondi fini, con il solo fine di far crescere merito e di aiutarci a farlo crescere. Bene, ringraziamo il sindaco. Io ringrazio voi e colgo l'occasione per ribadire il ringraziamento al Mondo Verde e a sancire e ribadire il matrimonio merito Mondo Verde nel cuore. Mondo Verde Club, in collaborazione con il Comune, ha ottenuto questo grande premio nazionale. Sì, il premio La Città per il Verde è un premio nazionale istituzionale che ha come sponsor il Ministero dell'Ambiente, Mare e Territorio, la Regione Lombardia, l'Expo Milano, il Touring Club Italiano e Padova Fiere. Questi sono, diciamo, i più rilevanti. È un premio ambito, se vogliamo, dai comuni d'Italia che vi partecipano, perché è l'unico riconoscimento, appunto, nazionale che si ha per la tutela del verde urbano. Sua Maestà il Bergamotto, dopo essere uscito dalla porta, rientra dalla finestra. Sì, effettivamente siamo orgogliosi di farlo entrare dalla finestra. Noi ci auguriamo che possa riprendersi il ruolo che gli compete. Noi avevamo puntato su Sua Maestà il Bergamotto, perché appunto sappiamo di avere tante ricchezze in Calabria in generale, ma qui a Merito in particolare. Ricchezze appunto e bellezze di cui non si riesce, insomma, a far parlare, e quindi avevamo proprio puntato su questa, e scommesso che i Bergamotti ci avrebbero fatto vincere il premio. C'erano 4 grandi colonne, Misalli, Patania, Sergi e Barrega, erano questi, diciamo, le colonne portanti del Bergamotto. Lisa Gori. Eh sì, credo che l'attività del Bergamotto di Melito si svolgesse essenzialmente grazie a loro. Purtroppo negli anni si è persa questa attività, speriamo che, però in questi ultimi anni mi sembra che stia ritornando, speriamo che ritorni proprio alla grande, perché sarà un punto importante per portare lavoro, anche a parte che per portare turismo, lavoro con il turismo, anche lavoro con la produzione. Il bergamotto e di tutti i prodotti che si fanno con il bergamotto. La coscienza ambientale non è facile in una città di frontiera e di prima linea come Melito Porto Salvo. La coscienza ambientale non è facile. Intanto bisogna sapere che cos'è e impegnarsi ad ottenerla. Non è che basta dire la coscienza ambientale, sono tutte le azioni di ogni giorno, le piccole azioni di ogni giorno.
che dovremmo insegnare ai bambini, tipo la carta non si butta per strada, la spazzatura va buttata nel modo giusto, vanno rispettate le regole della strada, qui non si attraversa se non ci sono le strisce, qui non si parcheggia se c'è il divieto di sosta, e mille altre piccole cose che fanno parte del quotidiano che, se rispettate, fanno venire la coscienza ambientale. Come siete riusciti a ottenere questo miracolo? Mi sembra di aver capito oltre 70 iscritti al vostro club. Allora, sì, oltre 70 iscritti, perché man mano, vuol dire che vedendo l'impegno che ci mettevamo, molti dei cittadini di Melito, questi 70, hanno deciso di aggregarsi a noi, anche se, voglio dire, non è che tutti partecipano attivamente, quelli che partecipano attivamente sono di meno, ma ci sono tutti accanto, intanto con il pensiero, con l'aiuto, con la spinta anche a dire andate avanti, ma anche con l'impegno economico, nel senso che c'è la tessera da pagare, quindi un piccolo gruzzoletto per Mondo Verde che poi lo spende per fare tutte queste cose. C'è anche il sindaco. In che senso? Tra gli iscritti. Tra gli iscritti c'è il sindaco, nel senso che quando c'è stata la campagna elettorale, l'ha detto prima l'avvocato Sansotta, abbiamo avvicinato tutti e tre i candidati sindaci e a tutti e tre abbiamo raccontato quello che facevamo e quindi chiesto il loro appoggio e tutti e tre hanno risposto positivamente. Naturalmente poi ci siamo avvicinati all'ingegnere Meduri che è stato quello che ha vinto, che è diventato sindaco, però sono tutti e tre i candidati, sia l'ingegnere Minniti che l'ingegnere Marino, avevano detto che qualora fossero saliti loro ci avrebbero appoggiato, quindi di questo siamo proprio contentissime. Mai prima d'ora la città di Melito Porto Salvo aveva ottenuto un premio di caratura nazionale. Io non lo so se l'avevo ottenuto, penso di no, però siamo così felici. Non posso dire non ci credevamo, perché noi eravamo fin dall'inizio convinte che questo progetto sarebbe stato premiato, quindi non posso dire ci è venuto così dal cielo, no, dal cielo non è venuto, perché ci abbiamo messo tantissimo impegno, abbiamo sbattuto anche contro quelle che sono le idee dei melitesi, che il bergamotto lì sul lungomare non poteva andare avanti, effettivamente sarà molto difficile, però io mi ricordo che quando ero piccola, quando ancora il lungomare non c'era, andavo a passeggiare con i miei fratelli, non c'era neanche la strada asfaltata, e tutti quei terreni che sono proprio vicino al mare erano tutti bergamotti, quindi noi li abbiamo messi poco poco più giù, poco poco più vicino alla spiaggia, però là erano tutti bergamotti e se c'erano non vedo perché non ci dovranno essere di nuovo. In sintesi, le finalità e gli obiettivi di Mondo Verde Club. Allora, le finalità. Allora, con questo, la partecipazione a questo concorso ha aperto una strada, cioè nel senso che noi puntiamo alla riqualificazione del lungomare, non vogliamo fermarci ad aver vinto un premio, per noi non è sufficiente, purtroppo è così. Ci stiamo muovendo per arrivare realmente alla riqualificazione del lungomare. Siamo in cammino, ho detto poc'anzi che il Rotary Club di Melito Porto Salvo ci darà una mano a completare l'arredo del santuario di Porto Salvo, che è inserito in questo progetto. I cittadini stanno dando una mano, quindi noi stiamo continuando a raccogliere fondi per acquistare piante e donarle, in modo che da qui a qualche anno chi passeggia sul lungomare di Melito possa dire: ma com'è bello!